Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi i bellissimi filati che l'azienda italiana Lane di Biella Cofil mi ha gentilmente inviato per fare la recensione. Questi sono i filati che utilizzerò per i prossimi video tutorial. L'azienda Lane di Biella Cofil è un'azienda italiana e si trova a Mongrando in provincia di Biella. Vende filati italiani prodotti da aziende italiane situate sul territorio biellese e sappiamo tutti che il territorio biellese è famosissimo in tutto il mondo per la produzione di filati di pregio. L'azienda Lane di Biella Cofil effettua la vendita dei loro filati presso il loro store a Mongrando, ma anche sul sito di e-commerce. In descrizione vi lascio il link in modo che voi possiate visionare con calma i bellissimi filati presenti in catalogo. Sono veramente dei filati stupendi. Io nel corso della mia vita ho provato tantissimi filati, ma mi sono fermata all'azienda Lane di Biella Cofila perché sono veramente filati che valgono. Il rapporto qualità-prezzo è veramente eccezionale. Date un'occhiata al catalogo e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Passo subito alla descrizione dei filati. Allora, il primo filato che vi voglio mostrare è questo. Allora, è il filato Sportiva. Logicamente è un filato italiano, della Filati Rosis di Biella, quindi filato made in Italy. Ed è un filato veramente molto molto bello. Perché? Perché è un filato 100% lana merino irrestringibile. La morbidezza è unica. Io, sapete, ho problemi di allergia alla lana, quindi difficilmente riesco a indossare un capo di lana senza continuare a grattarmi. Da quando ho conosciuto l'azienda Lane di Biella Cofil, io finalmente riesco a indossare tutti i capi di lana che voglio. Perché? Perché le lane, così come poi i cotoni, ma in questo caso sto parlando dei filati di lana, sono veramente filati di altissima qualità. Sono filati molto pregiati. Questo gomitolo è da 50 grammi e in 50 grammi si sviluppano 175 metri. È consigliato l'utilizzo dell'uncinetto 3-3,50. Allora, a parte la morbidezza, che guardate quanto è soffice, io spero di riuscire a trasmettere, guardate che bello. I colori sono veramente molto molto brillanti, ci sono tantissime nuance di colore. Io ho scelto questo verde pistacchio perché quest'anno è un po' un must questo colore e quindi ho intenzione di realizzare dei bellissimi progettini. Comunque date un'occhiata sul catalogo, ci sono veramente tantissime nuance di colore. Io ho già realizzato diversi capi con questo filato, ne sto terminando un altro con un filato sempre una tonalità sul verde, un color petrolio, ma è veramente molto molto bello anche quello verde petrolio. Quest'anno sono proprio lanciata con il verde. Un altro filato che vi voglio presentare è il filato Cablé. Anche questo io l'ho già utilizzato per realizzare diversi progetti e sono rimasta veramente molto molto soddisfatta dalle caratteristiche di questo filato. È veramente morbido, anzi più che morbido, è super morbido. È una lana merino irrestringibile, logicamente made in Italy, della manifattura Rosis di Biella. Allora, questa è una tonalità, il colore 104. Guardate che bella tonalità. Poi ho scelto anche questa tonalità. Guardate che bell'abbinamento. E poi ho scelto anche questa tonalità. Vediamo un po' se è la stessa. Sì, 135. Con le luci accese mi sembrava una tonalità un po' diversa. Comunque, guardate che belli. Allora, sono gomitoli da 50 grammi. In 50 grammi si sviluppano 116 metri. È consigliato l'utilizzo, vediamo un po' se riesco a leggerlo, l'utilizzo dell'uncinetto 3,54, però io questo filato lo lavoro sempre con un 4,50 perché utilizzando un uncinetto leggermente più grande di quello consigliato in etichetta andate ad aggiungere ulteriore morbidezza a un filato che è già morbido di suo. Veramente molto molto bello, questi colori mi piacciono, guardate che belli. Facciamo insieme un bel progettino. Poi ho preso anche il bianco e ho preso anche questo bellissimo color corallo.
guardate che belli. I colori, anche qui ci sono tantissime nuance di colori. Date un'occhiata al catalogo anche nella sezione pura lana. La navigazione sul catalogo è veramente molto semplice. I filati sono classificati a seconda della loro composizione, pura lana, puro cotone, misto lana, e questi filati sono nella sezione classici. Vuol dire che sono presenti, sono disponibili tutto l'anno. Nel caso fossero esauriti, nel giro di pochissimi giorni vengono riassortiti, però sono sempre presenti in catalogo. Quindi, se voi cominciate un progetto e vi accorgete che non vi basta il filato, state tranquilli che il filato sarà sempre disponibile. Quindi, color corallo, un bel viola, un bel lilla, guardate che meraviglia! E poi ho preso anche il bianco. Passiamo adesso alla descrizione di un altro filato, è il filato soffio. Allora, morbidissimo, perché logicamente tutti i filati dell'azienda Lana di Biella Cofila sono veramente di una morbidezza incredibile. Credetemi, non vi dico bugie, sono morbidi in una maniera eccezionale. Questo filato è composto dal 55% di lana e 45% di acrilico. Il gomitolo da 50 grammi, in 50 grammi si sviluppano 100 metri. È consigliato l'utilizzo dei ferri uncinetto 4-4,50. Questo filato io generalmente lo lavoro con un uncinetto del numero 6. Ecco, le informazioni che vengono consigliate, che vengono date in merito all'utilizzo, al numero di utilizzo di ferri uncinetto, sono puramente indicative. Perché, come vi dico sempre, dipende molto dalla tensione che voi date al filo, dal risultato che volete ottenere e dal punto che scegliete di lavorare. Il filato soffio, come vi dicevo, Made in Italy, della manifattura Rosis di Biella. Ho scelto la variante rosa, la variante celeste e la variante bianca. Logicamente farò qualche cosa per i bimbi. Farò un progettino bebè perché il filato è spettacolare, proprio perfetto per la realizzazione di capi per bambini. Il filato è abbastanza grosso, quindi il progetto, il lavoro cresce in fretta, in pochissimo tempo si riesce a realizzare proprio un bel progettino. Avendo anche una componente di acrilico, il capo realizzato risulterà meno delicato e quindi si potrà lavare con più frequenza. Dunque, vediamo un po' i consigli per il lavaggio. Ecco, si può lavare in acqua a 30 gradi. Quindi con i delicati in lavatrice a 30 gradi siete sicure di non rovinare assolutamente il vostro capo. Un altro filato che vi voglio presentare è questo, è il filato Royale. Ho già lavorato anch'io diversi progetti con questo filato e veramente sono rimasta entusiasta di questa tipologia di filato perché è veramente morbido. D'altronde è una lana merino irrestringibile. Guardate che meraviglia. Io faccio sempre la prova, infilo il mio dito nel cuore del filato e in questo modo io riesco a percepire subito le caratteristiche del filato e devo dire che questo filato mi ha sempre lasciato a bocca aperta, non mi ha mai deluso. Ho realizzato diversi capi e sono veramente molto molto contenta di averli realizzati con questo filato perché sono capi preziosi, capi importanti e sono andata sul sicuro scegliendo questo filato. Dunque, lana merino irrestringibile, filato Made in Italy Royale, è della manifattura Filati Rosis di Biella, 100% pura lana merino irrestringibile. Sì, il capo realizzato con questo filato si può lavare in acqua a mano. Il gomitolo è da 50 grammi, in 50 grammi ci sono 87 metri circa. È consigliato l'utilizzo dei ferri 4,55. Anche questo filato qui io direi un uncinetto numero 6, poi dipende un attimino dalla tensione. Ho scelto questo color senape perché quest'anno vanno molto i colori un po', io li definisco i colori shock, tipo verde pisello, color senape, giallo limone. Quindi ho voglia di estate, ho voglia di caldo, si sta avvicinando lentamente la primavera.
Quindi voglio giocare un po' con i colori. Per non smentirmi, per avere, ecco fatto qua, lo metto qui, per aver voglia di giocare un po' con i colori, ho scelto un altro filato sempre sulle tonalità del verde. Perché? Perché voglio realizzare un capo importante, ho in mente di realizzare un tailleur. E quindi voglio fare la giacchettina, una chanellina, proprio una bella giacchettina taglio Chanel con un filato un pochino più spesso. Infatti ho scelto il filato Nepal perché vedete è un filato un pochino più grosso. E invece il capo sotto, che sicuramente sarà una gonnellina, un abitino, adesso poi vedo, lo vado a realizzare con un filato più sottile. Però ho giocato con le nuance di colore. Vedete, ho scelto tutte delle nuance di colore che si abbinano benissimo fra di loro. Il filato Nepal, dunque, vi parlo un po' di questo filato morbidissimo. Cioè, la presentazione, il filato Nepal è un filato morbidissimo della manifattura Rosis di Biella, quindi un filato italiano, come tutti i filati che l'azienda Lanne di Biella Cofil vende. Questo filato è composto dal 75% di lana e dal 25% di acrilico. I capi realizzati con questo filato si possono lavare in acqua a 30 gradi. Il gomitolone è da 100 grammi e in 100 grammi si sviluppano 150 metri. Consigliano l'utilizzo dei ferri 5,5-6. Anche qui io lavorerò forse con un uncinetto un pochino più grande. Io l'ho già utilizzato, ma non mi ricordo più che numero di uncinetto ho utilizzato. Allora, filato morbidissimo, bello, molto molto bello. Ci sono tantissime tonalità, tantissime varianti di colore. Guardate, scegliete il colore che preferite. E vedrete che sarà una scelta molto difficile perché ci sono dei colori che veramente uno è più bello dell'altro. Ho scelto questo verde prato e questo verde pistacchio. Guardate che meraviglia! Bello, bello veramente. Guardate, voglio fare, ho in mente un bel progetto. Adesso sono ancora nella fase creativa, no? Devo ancora sviluppare il progettino. Ho qualcosa in mente, ma non riesco ancora a definirlo bene. L'unica cosa che riesco a definire è l'utilizzo del filato. Quindi io realizzo un capo veramente molto particolare utilizzando questo filato. Vedete, guardate, tre nuance di colore. Guardate che meraviglia. Faremo un punto, cercherò di scegliere un punto un po' semplice per non mettervi in difficoltà, ma vedrete che otterremo un risultato davvero eccezionale, un bel completino magari per Pasqua, insomma, vediamo. Perché adesso, allora, io l'altro giorno stavo pensando, ero indecisa se cominciare a realizzare dei capi in cotone. Però mi sembrava ancora un po' presto perché la stagione, insomma, la primavera tarda un po' ad arrivare. Allora ho scelto dei filati, innanzitutto morbidissimi, soffici, leggeri, ma nello stesso tempo caldi. Perché? Perché nonostante ci sia il sole, le giornate sono ancora freschine, quindi ci vuole ancora una giacchettina, uno spolverino, un golfino di lana, veramente ancora il caso di portarlo. E quindi ho scelto questi filati perché sono i più adatti per la stagione, per la primavera, insomma, per la stagione di mezzo, primavera e autunno. Ora vi mostro gli ultimi filati che ho scelto. Ce ne sono tantissimi, non so più come fare. Allora, ho scelto questo filato nella tonalità rosa perché io amo il rosa, logicamente. Quest'anno forse non ho ancora realizzato nulla di rosa. Dovrò provvedere, infatti. Anche questo è un filato Nepal, come questo, vedete? E questa è la variante rosa. Morbidissimo, bello, mi piace. E quindi qui quanti ne ho? 400 grammi, quindi qui farò un bel progettino per me. Non ho ancora bene le idee chiare su cosa voglio realizzare. Però ho una rocca di filato mohair, sempre della Filati
dell'azienda Lane di Biella Cofila Filati Roses, e è un filato mohair rosa, quindi andrò ad utilizzarlo abbinato al filato Nepal. Voglio fare un progetto molto molto particolare. E anche questo lo metto in coda, lo metto in lista, progettino da realizzare prossimamente. Mi sono fatta mandare poi due gomitoli di filato fiocco in questa variante colore. Anche questo fiocco è manifattura Filati Roses di Biella, quindi filato italiano, 75% di lana e 25% acrilico. Il gomitolo da 100 grammi sviluppa 66 metri. I capi realizzati con questi filati si possono lavare in acqua a mano. È consigliato l'utilizzo dei ferri 9-10. Io ho scelto questo color tortora e questo color tabacco. Mi sono fatta mandare questi due bei gomitoloni perché ho intenzione di realizzare un progetto creativo. E quindi mi occorreva un filato morbido, un filato pregiato, un filato soffice, ma nello stesso tempo molto grande. E quindi ho scelto il filato fiocco. Perciò, se voi realizzate dei progetti creativi tipo pupazzi, bambole, questo filato è perfetto per la realizzazione dei capelli. E infatti io l'ho preso proprio per quel motivo. Devo sviluppare un progettino creativo. Ho intenzione di fare una bambola, di creare una bambola, e mi serviva del filato per realizzare i capelli. Quindi, sia come tonalità di colore, anche qui ci sono tante nuance, sia come spessore, come composizione del filato stesso, il filato fiocco è perfetto sia per realizzare capi d'abbigliamento perché è di una morbidezza incredibile, ma anche perfetto per la realizzazione di progetti creativi. Perché ho visto che quando si realizzano bambole, pupazzetti e tutto quanto, occorre, soprattutto per realizzare i capelli, occorre un filato molto particolare. Questo filato, a mio avviso, è perfetto. Il costo è veramente alla portata di tutti e con un gomitolo di 100 grammi, insomma, se ne realizzano di capelli per le bambole, perché voi fate un rapporto, fate una comparazione con un altro filato che viene generalmente venduto esclusivamente per la realizzazione dei capelli delle bambole. Trovate tutti i gomitoli di 40 grammi e hanno veramente un prezzo esorbitante. Date un'occhiata al catalogo, guardate il prezzo di questo filato e poi vedrete anche voi quanta convenienza c'è. Allora, filato fiocco, ci sono anche qua tantissime varianti di colore, una più bella dell'altra. Seguite il mio consiglio, date veramente un'occhiata al catalogo. Così almeno poi possiamo magari scambiarci, confrontarci, scambiarci un po' le idee, insomma, raccontarci qual è il nostro filato preferito. Io vi ringrazio per avermi seguita, per essere stati in mia compagnia. Voglio ringraziare l'azienda Lane di Biella Cofil, sia per il gentile pensiero che ha avuto per me, sia per il codice sconto che offre a voi. Vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video tutorial che sarà realizzato con i filati dell'azienda Lane di Biella Cofila.